lunga e cognome. Ah, cognome, cognome. Scusi, il sacerdote è suo fratello? Ma cosa dice? È mia sorella. Sorella? Sì. Ah, non ho mai visto una sorella sacerdote. Mia sorella è una cugina. E già, ma la moglie, come si dice, l'abito non fa il nome. Ricordati che la vita ti serve dell'esperienza. L'abito non fa il nome. Commendatore. Prego, non mi chiami il commendatore, mi chiami il dottore. Vedono, per esempio, il mio aiutante e vice dottore. Mr. John, please. Ma loro sono americani? Oriundi. Ah, oriundi? Sì. Lui era da casetta, io a Secondigliano. Mr. John, please. You like? No smoking? Business e delle funghe. It's fine, ok. More? Yes. Dunque, veniamo a farlo. Ida? Ada? Fanno tutti? Fanno tutti? Fanno tutti? E tu vanno mezzo? Parli lei, signora. Il reverendo parlerà dopo. Dunque, dottore. Scusi. Allo? Sì? Attenzione alla sfugge. Se ci sfugge qualche cosa non è colpa nostra. Sono io, il direttore, sono io, in persona. Mike Spillone. Buongiorno, eccellenza, dica. Sì? 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 Come? Ha trovato un cadavere nel bagno. Che cosa ci vuol fare? Si va a trovare in cucina. Va bene? Sì, signore, arriveremo. Mi disturbano sempre per delle sciocchezze che potrebbe sbrigare la polizia locale. Tu, vediamo a fare. È una questione molto delicata. Io e mia sorella abbiamo un peso qua. E siamo venute da lei, dottore, perché vogliamo trovarci. Alla vostra età. E che c'è di strano? No, niente. Ma dico, non vado a rivolgervi alla maternità infanzia. Noi qui non siamo attrezzati. Ma che cosa capire? Ma no, noi vogliamo sbravarci di un sospetto che abbiamo sulla condotta della moglie di nostro nipote. Ah, allora siamo attrezzati. Io vengo equivocato. Dunque, voi avete un nipote? E questo nipote sarebbe vostro zio? No, le zie siamo noi. Questo nipote è l'avvocato Tello Bellomo, figlio della nostra povera sorella. Il padre sarebbe nipote anche a monsignore. Dottore. Scusi, sa, anche la pazienza. Dunque, nel mio caso, lei deve dire chi è l'assassino. Ma non c'è l'assassino. Allora si tratta di un facente indiziato. E già, ma che mi fai dire indiziare? È un'indagine, no? Questa sarebbe la fotografia dell'assassino. No, della moglie di nostro nipote. Che è l'assassino? Sei fissato con l'assassino. Non c'entra l'assassino, questa è un'indagine comune. Signora, dovete scusarlo. Lui è abituato, cioè noi siamo abituati con gli omicidi, assassini, sa, queste per cui sono matricole. Noi abbiamo le cose grosse. Tu. Oh, magnifico. Qui non ci sarebbe soltanto da indagare. Volendosi approfondire. Da questa immagine, signora, vedete tanto lì? Da questa immagine, signora, io deduco che vostro nipote ha avuto buon gusto. Per conto mio, modestia a parte, lo deduco. E tu lo deduci? Lo deduco anche io. Come vedono, l'abbiamo dedotto entrambi. Quindi, un primo passo è fatto. Dico, Di che paese è?